Ciao a tutti e bentornati. Come anticipato, da questa settimana, per almeno 6 settimane, non parleremo più di PlayStation 4, ma ci dedicheremo ad altre tre tipologie di piattaforme di gioco. Per la precisione, recensiremo due giochi per PC, due giochi per PS Vita e due giochi per 3DS. Poi dopo si vedrà, non andiamo troppo in là. Cominciamo con un gioco per PC uscito quest'anno dal titolo The Town of Light. È un gioco, un indie, sviluppato da una software house italiana. Siamo forse al limite, almeno per quello che è il mio concetto di gioco, in quanto il gameplay è interamente esplorativo, nel senso, bisogna, sì, vabbè, una riga sulla trama a questo punto è d'obbligo, si deve esplorare manicomio di Volterra, un manicomio femminile realmente esistente, realmente, nel senso è ancora esistente ma non più in funzione. È una in prima persona e ricostruendo la storia di una delle pazienti, una ragazza di nome René, che è stata ricoverata, diciamo così, quando aveva 16 anni, 39 mi pare, 1939. Ricostruendo la storia di questa René, si ricostruisce quello che era un aspetto, ossia la cura dei malati di mente di quel periodo in Italia, probabilmente anche nel resto del mondo. E quindi il gioco in realtà è soltanto un'esplorazione di questo luogo, ricostruito benissimo, era fantastico come è stato ricostruito. Vi invito anche a confrontarlo con le immagini che si trovano su internet. E basta, nel senso, non c'è mai, non è che ci siano indizi, enigmi. Cioè, gli indizi ci sono, ma non sono legati ad enigmi. L'unica cosa è capire qual è l'indizio successivo, ma viene quasi sempre detto, e comunque c'è un tasto dell'aiuto che basta premerlo, lo dice. E basta, quindi nel senso non c'è un gameplay tipo molto attivo. Anche perché quello che è il fulcro del gioco è la storia, che è un pugno nello stomaco. L'ho visto subito, è veramente un pugno nello stomaco, perché vedere, quando stiamo parlando di opere di finzione, di personaggi cattivi che fanno cose cattive per il gusto di fare cose cattive. Stiamo parlando di quello che era la realtà neanche troppo tempo fa del nostro paese, una realtà medica, quindi persone che tutto sommato probabilmente pensavano di fare del bene a queste persone, quando fanno delle cose che noi in questo momento, con la nostra conoscenza, con la nostra, andando avanti, sono delle torture terribili, che vengono fatte. Mentre loro pensavano di curarle. Ed è questo l'aspetto più drammatico, se volete, più terribile del gioco, sapere che quello che è successo veniva fatto regolarmente, era la prassi, era la buona norma, era il bene. Boh, niente, non è che ci sia molto altro da dire detto questo, appunto. E, come dicevo, un'esperienza di gioco più che un gioco vero e proprio, realizzato molto bene per essere un indie a mio avviso, con una sonora è adatta allo scopo, ma non è certamente una cosa importante. Bisogna essere preparati all'esperienza, perché, come ho già avuto modo di dire, è un vero un pugno nello stomaco. Il gioco credo che costi sui 14 euro su Steam, fra poco con i prossimi saldi si troverà sicuramente molto facilmente sotto i 10 euro. Io consiglio a tutti di provarlo, la durata non è eccessiva, siamo attorno penso alle 5 ore di gioco, ma credo che la durata media sia quella, non saprei adesso dire, aspettate un attimo, vi posso dire quanto ho giocato io su Steam per darvi un'idea di quanto. The Town of Light, dove è finito? Ecco qua. Io ho giocato tre, guardate, ho giocato per 3 ore, quindi siamo veramente sotto le 5 ore. C'è poca rigiocabilità, anche se il punto è anche se ci sono qualche punto ci sono dei bivi. Però ripeto, è un'esperienza che io sono contentissimo di aver fatto. Per quello, secondo me, il gioco vale veramente almeno un 8 su 10, proprio perché, per come riesce a trasmettere questa storia. E con questo, alla prossima. Ciao a tutti e buon proseguimento.